Luca Palmiero è al lavoro a Palena, dove si è aggregato al gruppo Biancazzurro. La società ha anche ufficializzato l'operazione in prestito dal Napoli, così come ha ufficializzato il ritorno dall'Atalanta, sempre in prestito, di Filippo Melegoni, che sta ancora recuperando dal grave infortunio di marzo. Lo stesso Melegoni sui social ha espresso la sua soddisfazione, carico di nuovo a dare tutto. Intanto sul fronte abbonamenti è stata superata la soglia delle 1000 tessere. Per i vecchi abbonati ci sono ancora 10 giorni per confermare il posto della scorsa stagione, poiché la società ha appena deciso di prorogare al 3 agosto il termine per esercitare la prelazione, inizialmente fissato al 26 luglio. Domani invece seconda uscita stagionale per il Pescara contro la Renato Curi Angolana, altra squadra del campionato regionale di eccellenza. Per Luciano Zauri una nuova opportunità di ottenere indicazioni sul lavoro fatto, facendo i conti con alcuni acciacchi. Gli ultimi in ordine di tempo per Fiorillo, lesioni di primo grado al retto femorale, e Bonino, che ha riportato una distorsione alla caviglia nell'amichevole di domenica scorsa, lasciando il campo dopo 8 minuti dall'ingresso a inizio secondo tempo. A rischio anche la presenza di Meusciai, Balzano e Galano. Da valutare l'impiego di Campagnaro e Maniero, che lavorano da una settimana. Potrebbe esserci il debutto di Palmiero, che invece lavorava già da giorni nel ritiro del Napoli a Di Maro. La gara avrà inizio alle 17 a Palena con biglietti a 5 euro. Della stagione imminente del Pescara ha parlato nei giorni scorsi l'ex difensore Guglielmo Stendardo, tra i fautori della nuova main sponsorship sulle maglie del Delfino. Che Pescara è? Ma partiamo da un'ossatura importante, da un'ossatura già solida come quella dell'anno scorso, perché giocatori come Brugman, Memusciai, lo stesso Del Grosso, lo stesso Scognamiglio, sono giocatori di esperienza, e quindi nonostante sia andato Mancuso sto vedendo tra i colpi nuovi giocatori abbastanza interessanti, tra cui Tuminello, Ciocev, Palmiero, visto che dovrebbe arrivare se non è ancora ufficiale. Cioè il presidente investe molto sui giovani, e quindi va dato merito al Pescara sotto questo punto di vista, cioè di una società che vuole investire nei giovani e una società che vuole continuare a crescere. Che Serie B sarà? Davanti al Pescara possiamo mettere l'Empoli, il Frosinone, la Cremonese, o il Pescara è a livello di queste squadre? Ma il Pescara è a livello di queste squadre, secondo me può assolutamente lottare per il massimo. Dobbiamo dire che quest'anno mi auguro che sarà l'anno giusto, perché c'è non solo un bravissimo allenatore, ma c'è un amico che è Luciano Zauri, che è una persona seria, preparata e competente, e quindi mi auguro che Luciano possa davvero coronare il suo sogno nella sua città, nella sua terra. Ecco, avendo giocato con Luciano Zauri, quali peculiarità aveva da giocatore che adesso possono essere utili da allenatore? Ma innanzitutto dal punto di vista tattico lui era un allenatore in campo, professionale, con grande determinazione, e soprattutto è la perseveranza la sua qualità, quella di non mollare mai, di essere costante, e l'umiltà. Credo che Luciano abbia tutte queste qualità che lo hanno portato a fare una grande carriera da calciatore, ma che lo porteranno anche a emergere come allenatore.